Ho lasciato Costantinopoli per inoltrarmi nell'Anatolia, in una regione chiamata Cappadocia, dove Manuele sta addestrando i suoi soldati. Se ho fortuna, non sarò solo, già che lì potrebbero esserci spie ottomane pronte a colpire. Ma come sempre, conto solo su me stesso e porto nel cuore il ricordo della cara Sofia. Claudia, so che rideresti nell'udire i pensieri che ora si rincorrono nella mente di tuo fratello. Sono arrivato ad ammirare Sofia più di quanto credessi possibile. Dopo la morte di Cristina, qualcosa in me era appassito. Ma quel sentimento, la capacità di amare, è tornato. Adoro Sofia. Ma non oso trascinarla in questa mia vita. Non senza timore di ferirla o di allontanarla da me. Sì, beh, raga, è giusto anche questo pensiero, perché, insomma, diciamo che non è del tutto sicuro avere una relazione in questo stato. Ma la vita... Ragazzi, benvenuti in Cappadocia. Nessuna presenza di un'armata qui, e nemmeno degli uomini di Tarik. La città nascosta. Let's go. Allora ragazzi, come vedete siamo arrivati finalmente. Era ora. Non ho mai capito perché Ezio ha cambiato, tra virgolette, costume. Non capisco perché c'ha questo... questo mantello super vecchio rovinato, perché alla fine, ok, magari è per stare un pochino in anonimato, ma figa, il vestito è quello, cioè non è che cambia più di tanto. Comunque, ok, allora qua ci sono anche dei frammenti che devo prendere per forza in qualche modo. Ok, eccolo qua, let's go. Qua si può entrare? Ok, sicuramente è un'altra strada. Ah, vabbè, siamo entrati invece. Cos'è che devo rifare, zio? Sei strano, eh? Allora, ragazzi, siamo arrivati. Come vi ho detto in uno dei scorsi episodi, siamo sottoterra. E io, sinceramente, non riuscirei mai a starci in una città sotterranea. Veramente, se non c'è aria... A parte che c'è un buco gigante lì, però, insomma. Immaginate l'umidità che c'è qua sotto. Allora, noi adesso ci vediamo... Non esiste una legge che preservi la decenza. Direttamente con la missione principale mi faccio un giro per prendermi frammenti. Non mi interessa. Ragazze. Che cazzo ride. Dispongo di trattati medici di... Forse è meglio se ricomincio a bere. Cosa vuol dire forse è meglio se ricomincio a bere? In teoria dobbiamo trovare una tipa. Let's go! Ok, devo trovare le spie, va bene? Via! Eccola questa! Ho visto che aveva i capelli neri. Quelle sanguisughe devono... Dove scappi, zia? Oh, quanto corre? No, oi, fermati, eh! Non così vicino, maiale. Vacci piano, mi ha mandato Tarik. Da solo? Non ci sono altri? Basto io. Dove sono i tuoi uomini? Catturati dai bizantini una settimana fa.
Io ero travestita da schiava e sono fuggita. Ma gli altri? Sei un combattente abile? Mi piace pensarlo. Beh, quando ne sei certo, torna da me. Vabbè, non ha capito un cazzo questa, ma zero proprio. Oh, mi squisi, mi squisi. Credete forse di far colpo sulle... Oh, zia, ti ho detto, mi dispiace, cioè. Inizia che te continui. Eccolo! Prendetelo! Oh, di qui! Presto! Che stupido. Oh, ma pugni questo. Merda! Stategli addosso! Che tolowe. Sei riuscito a vederla? Abbiamo preso un'altra spia del sultano a ficcare il naso in giro. Una donna stavolta, travestita da puttana di quart'ordine. Ah, però... Come mandare donne del suo harem, eh? Pare che il vecchio sia rimasto a corto di guerrieri. Dove l'avete portata? Dentro, nelle prigioni. Non resisterà molto. Non finché comanda Shakulu. Shakulu. Ok, quindi dobbiamo... trovare le prigioni che sono esattamente qui sopra, dove hanno catturato la tipa che avete visto prima, ovviamente, dove ci sono anche i suoi uomini. Strano, di solito mi ricordavo che ci fossero delle guardie qui, ma perché non ci sono? Quanto ci vorrà prima che i miei soldati sappiano usare quei fucili? Almeno qualche settimana. Ormai i giannizzeri sapranno che li abbiamo traditi, ma dispongono delle risorse per vendicarsi. Ne dubito. La battaglia del sultano contro Selim prende gran parte delle loro attenzioni. Ah! Che diavolo è questo tanfo? Perdonate, Manuele. Alcuni di questi prigionieri ottomani sono così... fragili. Shakulu, cercate di contenere l'ira. So che il sultano ha umiliato la vostra gente, ma non c'è alcun bisogno di sputare sui nostri sottoposti. Tu prendi la donna dalla prigione e portala nella cappella. Shakulu, non ho la chiave. Trovala. Chi ce l'ha la chiave? Tu? Credo che ce l'abbia Nicholas. Nicholas. Per la miseria, vorrei passare quell'uomo a fil di spada. Comunque, Shakulu è bello cazzuto. Mi è sempre piaciuto quel personaggio. Ah, non uccide nessuno. Vabbè. Io li uccido tutti invece, non me ne frega un cazzo. Via. Tutti, tutti, li voglio morti tutti quanti. È un bel personaggio che mi è sempre piaciuto, ma non hanno mai... come si dice... portato avanti la sua storia, né spiegarci il come, il perché, dove è nato, chi è, insomma, sarebbe carino da sapere, anche perché è veramente cattivo. Siamo arrivati, ora dovrebbe esserci tipo, esatto, è uno di quelli là che stanno assistendo al combattimento, tipo questo. Fuck, no, questo, let's go. Noi se riusciamo a... Perché si sono girati questi? Cosa vogliono? Scusa, perché si so... perché mi hanno cioccato? Cos'è successo? Cosa ho fatto? Perché? E niente. Sono morti tutti. Mi conviene scappare finché potete. Niente, non vogliono... non vogliono vivere questi. Lui è intelligente che scappa. Dai, dai, dai. Comunque è assurdo come... come le guardie... pensino di riuscire a sconfiggere Ezio. Ci provano sempre, ma... per la grazia di Dio! Non va sempre bene, anzi... Lasciatemi in pace! Ok, andiamo di nuovo alle prigioni. Let's go. Te la sei presa comoda? Non c'è di che. Buon Dio! Ma che cos'è?
Non tutti sono stati fatti prigionieri. Poveretti. Che Dio vi accolga. È stato quel turco rinnegato. Sciaculo. Io lo ammazzo. Ferma. Ci sta. Oh. È incredibile come spariscono tutti quanti in un secondo in questo gioco, eh. Altro mercenario. Dove cazzo sarà incriptato? Bravi ragazzi, complimenti. Siete sempre più forti, eh. Uè, zia. Non sei granché collaborativa. Sono qui per salvare i miei uomini, non per fare amicizia. Perdi qua. Quella corazza è troppo spessa per i proiettili. Mi toccherà avvicinarmi. Sì. James, dobbiamo aiutarlo. Andiamo, ti pareva? Scusami, come cazzo fa a... A non accorgersi questo. Boh, vabbè. E niente, qua le guardie non sentono nessun rumore, non... Tupac Shakulu. Let's go. Chiunque tragga piacere dall'assassinio non merita pietà. E niente. Due coltellate ed è ancora vivo. E riesci tranquillamente ad usare la spada. Bella questa. Sta che non l'avevo mai vista. Oh, ma cosa sono queste combo? Oi. Oh, lei sarà morta adesso. Speriamo. Che tu sia benedetta, Dilara. Ce la fai? Evette. I fucili che avete portato dovrebbero essere distrutti. La maggior parte non funziona nemmeno. Ma la polvere da sparo è vera. Non potevamo far altro. Bene. Restate nascosti finché non udite le esplosioni. Poi correte. Esplosioni? Se fai una cosa simile, scatenerai l'inferno. Getterai la città nel panico. Sì. Conto proprio su questo. E poi? Poi troverò Manuele Paleologo. Ma tutto questo che ha detto Ezio lo vediamo nel prossimo episodio.